E quindi, signori, dopo un'eternità clamorosa, procediamo con registrare questa seconda parte di episodio. Nel frattempo sono stato anche al ritiro della Roma, nel frattempo ho fatto una miriade di cose, nel frattempo sono usciti altri miliardi di video. Io volevo portarmi avanti con la registrazione di questo episodio, che al giorno in cui sto registrando uscirà dopodomani, ma purtroppo non potevo per motivi di joystick. Finalmente ho comprato un joystick, questo qui blu, che è l'unico che mi mancava perché l'avevo comprato precedentemente sia nero che bianco che rosso. E detto questo, siamo pronti a procedere con questo episodio, finalmente con un joystick decente, e quindi andiamo a giocare la seconda partita di questo episodio contro l'Atalanta. Abbiamo battuto il Torino e siamo in testa al campionato, e comunque con un'ottima media, perché adesso battendo anche l'Atalanta arriveremo a 5 vittorie consecutive. Se consideriamo invece solamente il campionato, sarebbe la quarta di fila senza subire gol, peraltro. E quindi diciamo che siamo partiti abbastanza bene, manteniamo questa condizione e poi per chiudere l'episodio ci sarà il PAOK, che è, come sappiamo, una squadra greca. Da ormai una settimana il campionato ha una nuova capolista, ovvero la Roma, che stasera contro l'Atalanta vuole mettere a segno la quarta vittoria di fila e magari anche mantenere, appunto, per la quarta partita di fila la porta inviolata. Questo è un piccolo obiettivo per un piccolo record, per scrivere una nuova pagina con Marconi in panchina di una squadra, la Roma, che negli ultimi 2 anni, ma se contiamo anche i precedenti, ormai da 5 anni quasi a questa parte, si sta imponendo prepotentemente in questo campionato. Dapprima assieme alla Juventus, poi ostacolata da squadre come il Milan, che l'anno scorso è riuscita a vincere, e quest'anno sembrerebbe che i giallorossi siano tornati, insomma, al comando. Ma è ancora troppo presto per giudicare questo intanto della Roma con un 4-2-2-2, squadra anche leggermente rimaneggiata, un po' per l'infortunio di Ronaldo che lascia il posto a Depay, un po' per l'infortunio, non l'infortunio, scusate, la scelta tattica di tenere fuori Salah, e quindi lasciare campo aperto a Ricci, almeno per questa sfida, con anche Kanté a centrocampo al posto di De Rossi, così da far riposare alcuni uomini in vista della partita molto delicata in Champions League. Atalanta, che in questi primi minuti sta quasi facendo la partita, perché comunque è partita molto aggressiva e ha già collezionato un paio di corner, quindi stiamo attenti e non facciamoli giocare molto. Poi ancora Aubameyang qui, finta il cross, va da Kanté, poi fuori per Nainggolan, che può provare con il destro. Nainggolan sul fondo, primo squillo della Roma col 4, con le mani Alessandro Florenzi verso Kanté, colpetto addirittura per Nainggolan, occhio per la porta qui belga, va dentro Bacca, va dentro anche Depay, che calcia! Memphis Depay la sblocca lui, il guizzo del numero 10, e la Roma passa in vantaggio al 28esimo. Il destro da fuori, uno straccio bagnato di Depay, bravo anche Nainggolan perché ha visto che Bacca era finito in fuorigioco, e poi bravissimo però il 10, che riesce a calciare perfettamente e quindi la sblocca lui, l'olandese, che ogni tanto dice: guardate, ci sono anch'io. Gol pesantissimo, la Roma che la sblocca alla mezz'ora. Ma finisce qui il primo tempo, Roma 1, Atalanta 0, fino adesso la decide Memphis Depay. Ricci dentro da Aubameyang, che ci mette il piedone e riesce a tenerla. Poi c'è ancora Ricci largo, servito Fede che si accentra, Ricci vuole anche liberare la conclusione, lui ha un buon sinistro, non riesce questa volta, ha perso il pallone. Qui De Luca, pronto a traversone, ancora De Luca, si accentra, fa tutto da solo, calcia in porta e arriva il gol dell'Atalanta con Carmona, che era in posizione regolare, un tiro cross che per la verità era un tiro. Colpito male il pallone da De Luca, che ha fornito un assist involontario, e Carmona, ripeto, in posizione regolare a quanto sembra, a 2 passi dalla porta, riesce a riportare in parità questa partita. E purtroppo Dragoschi non poteva fare nulla lì, perché più che altro vi dirò, se è effettivamente in posizione regolare sbaglia tutto Manolas, che non fa bene il fuorigioco. Chiello che fa un po' di fatica, qui Bacca in pressione, gliela porta via, non mai commettere questi errori con Bacca e Aubameyang davanti, servito Pierre-Emerick, Aubameyang, calcia col sinistro, un bolide, Sportiello risponde in calcio d'angolo, e Roma che si fa sentire. E poi sbagliano anche, Florenzi ne approfitta, Salah, vediamo se si mette in moto, ora Maximain al limite, vuole inventare Maximain, sta ripartendo Salah che arriva da dietro, Maximain la porta, lo ignora, poi lo serve, Salah, palo! Sfortunato Momo, appena entrato sfiora il gol del 2-1 dell'Atalanta. Adesso è battaglia all'Olimpico perché la Roma torna davanti con Salah, che riesce a toccarla, finisce anche giù Mohamed, poi Aubameyang, la finta, Aubameyang la può mettere dentro, c'è Depay, il pallone non perfetto di Pierre, calcio di punizione per la Roma che può sperare, c'è Nainggolan che andrà allo spiovente in mezzo, il colpo di testa di Aubameyang, è volato Sportiello come un gatto. Sta salendo anche Manolas, il pallone per Saliuchan che la tiene, poi Nainggolan prova il bolide, traversa, non ci credo,
Sarebbe stato il gol del secolo di Rajan Nainggolan, che ha piegato le mani a Sportiello. È riuscito comunque il portiere dell'Atalanta a metterla sulla traversa. Sta succedendo di tutto in questo finale. E ora vola sulla corsia di destra Estigarribia, che è stanco, ma ancora più stanco di lui è Kanté. Estigarribia vuole la bandierina, la tiene. Poi sbaglia, rimessa dal fondo. Ultima speranza forse per la Roma. Ma non c'è più tempo all'Olimpico. È solo 1-1 e purtroppo non siamo riusciti a portare a casa questa partita molto sfortunata. Abbiamo concesso un gol all'Atalanta che si poteva evitare, ma poi siamo stati veramente tanto sfortunati, ragazzi. Il palo di Salah, ok, ci può stare. La traversa di Nainggolan veramente ci ha fatto quasi urlare al gol, perché ho visto quel destro partire un bolide assurdo da quel destro. E poi Sportiello ha solamente toccato il pallone che ha preso in pieno la traversa. Insomma, solo Roma in questa partita praticamente, ma era la partita che ci attendevamo. Ci attendevamo anche che prima o poi il gol sarebbe arrivato. Quindi 1-1 che arriva oggi, secondo pareggio in 5 partite e 3 vittorie. Altro pareggio per 1-1 e altro pareggio in cui siamo andati avanti noi e ci siamo fatti rimontare. Anche è vero però, pensandoci bene, che io ero un po' preoccupato sul fatto appunto che su 2 pareggi 2 volte ci siamo fatti rimontare. Ma è anche vero che con il Marsiglia nella prima partita del girone eravamo sotto 2-0 e abbiamo vinto 3-2. Quindi sicuramente abbiamo una capacità che è quella di non morire mai. Anche oggi non abbiamo accusato il colpo del pareggio, anzi siamo tornati avanti prepotentemente, e solamente solamente il legno ci ha impedito di portare a casa questi 3 punti. Però andiamo a giocare contro il PAOK per dimenticare questo piccolo passo falso che poi ci può stare inizio stagione, e quindi vediamo di battere la squadra greca per dare subito un segnale importante al girone. Buonasera dalla Grecia per questa seconda uscita europea della Roma in questa stagione contro il PAOK, appunto squadra che milita in questo paese. La Roma ha 3 punti nel girone dopo aver battuto il Marsiglia, che quindi è a 0, e se la vedrà col Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen che invece ha battuto il PAOK, quindi una sfida al vertice. Sono bianconeri anche loro, ma diciamo che tecnicamente un po' inferiori all'altra squadra bianconera che affrontiamo minimo 2 volte a stagione. È una sfida importante, noi abbiamo 3 diffidati e tutti e 3 sono in campo: Declan John, De Rossi e Salah. Quindi non so se sia meglio toglierci oggi le diffide in modo che non ci pensiamo più, anche se poi la prossima partita sarà contro il Leverkusen e quindi potrebbero servirci tutti e 3. Questo comunque il PAOK con una formazione molto difensiva, ho visto un 5-3-2 addirittura, mentre la Roma schiera in campo praticamente i titolari, eccetti Florenzi che lascia campo a Wallace e Depay che è stanco e lascia campo a Vaclav Czerny. Per il resto la formazione è quella solita e quindi direi di iniziare subito. Ultimamente ragazzo di munizione per il PAOK, palla in mezzo, il colpo di testa, il palo con Dragoschi che era battuto, poi altro traversione di Case sul fondo. PAOK pericoloso al 6° minuto. Sbaglia qui Dragoschi, rinvio, occhio al pallonetto, PAOK in vantaggio. Non ci credo ragazzi, ha segnato il numero 9, se non sbaglio dovrebbe essere Jairo, con un grandissimo gol. Dragoschi qui fa una follia, non doveva capitare, 3 anni di carriera, strano che ancora non era capitato. De Rossi dentro Bacca, servito, poi ricomincia da Nainggolan. Occhio al belga, in zona tiro, Nainggolan prova a giro, a terra Olsen. È in partita stasera. Poi Bacca, la gira per De Rossi che calcia col destro, Olsen. In calcio d'angolo ci fa quasi credere al gol il capitano. Per Czerny, occhiata in mezzo dove c'è Bacca, la tiene Czerny, dentro ancora da Nainggolan. Ottimo corridoio per il sinistro che in bocca ad Olsen. Non ci ha creduto secondo me lì il belga, che non ha calciato con molta convinzione. Roma che lascia buchi centrali clamorosi anche direi. Allora attenzione all'attacco del 33 che la mette dentro per Berbatov. Berbatov la tiene, poi l'assist, traversa, palo, 2-0 Berbatov, 2-0 del PAOK che arriva all'ora di gioco. Francamente non so che dire, che comunque stiamo giocando contro una squadra nettamente inferiore a noi, una squadra che comunque sia stasera per un motivo o per un altro ha giocato anche meglio. Ucan, poi qui Kanté, va via con un numero splendido Kanté, dentro per Ucan, Olsen l'ha presa, poi Salah, non ci credo, non è entrata, non è entrata,
Cosa abbiamo visto? Olsen ha fatto un qualcosa che non ha mai fatto nella sua carriera. Prima la tiene lì, poi la tiene fuori dalla porta e poi quanto cazzo è alto? Cioè, o è nano quello vicino? Non ci credo ragazzi, dovevamo segnare qui, dovevamo segnare. Allora parte Sala dalla bandierina verso Bacca e ancora calcio d'angolo dovrebbe. No, è rimessa dal fondo, com'è possibile? Non si sa. Chan, per Bacca, ti riesce a trovare Kanté. Ottimo qui Kanté, poi ancora Bacca, ancora da Kanté, in area di rigore, Kanté costretto però a defilarsi e la deve mettere in mezzo e calcio d'angolo. 5 alla fine. Sono chiaramente tutti dietro, allora è quasi impossibile riuscire a trovare un bar. Ancora Kanté, ci riprova la Roma. Ucciane, mette giù, calcio in porta, deviazione, Olsen ha preso pure questa. Era deviata la conclusione di Ucciane. Chiaramente non c'è nessuno in area di rigore per loro. Non ho particolare fretta nell'attaccare. Differenza nostra, ormai il tempo è esaurito, infatti. PAOK batte Roma 2-0, una partita che comunque resterà per loro nella storia. Per noi invece è una partita da cancellare prima di subito, perché è una Roma pessima veramente stasera. Però se dovevamo sbagliare una partita, questa forse era l'unica che potevamo sbagliare. Anche se poi a questo punto pesa un po' di più quel pareggio con l'Atalanta, perché posso capire, dici, sì, un pareggio con l'Atalanta ci sta, poi dimostri di riprenderti subito. Così come ci sta una sconfitta oggi, perché comunque abbiamo sbagliato l'approccio alla partita, non siamo più riusciti a tornare concentrati e ok. A quel punto però so che può esserci subito la paura che sia successo qualcosa. Secondo me non è successo assolutamente nulla, siamo state due partite diverse, con l'Atalanta abbiamo fatto il possibile e non ci siamo riusciti a vincere perché siamo stati obiettivamente e oggettivamente sfortunati. Non si può dire la stessa cosa del PAOK. Sì, magari un gol lo meritavamo, magari segni a 20 dalla fine e riesci anche a pareggiarla. Però non sarebbe stato giusto perché abbiamo giocato veramente male. E adesso vediamo col Cagliari. Perché io prima di salutarvi gioco anche questa partita contro il Cagliari. È una trasferta, la seconda di fila dopo quella di Champions. Però bisogna subito tornare a vincere. Cagliari che non è comunque tra le prime 7, ma non guardiamo la classifica, abbiamo già sbagliato col PAOK. Guardare la formazione sarebbe anche inutile perché oggi non esiste il turnover, non esistono le possibilità ai giovani perché scendono in campo i titolari. Per carità, siamo solo a inizio campionato e quello che volete, ma se nel calcio la psicologia e il fattore psicologico contano qualcosa, questa è come una finale. Buon pomeriggio dal Sant'Elia di Cagliari per la sesta giornata di campionato. La Roma deve tornare alla vittoria per evitare di entrare in un periodo appunto psicologicamente difficile dopo due passi falsi, uno in campionato, uno in Champions, che non hanno ancora compromesso nulla, ma che sbagliando anche oggi potrebbero farlo. Umtiti in verticale, ottima palla per Bacca, che posizione regolare Bacca, attenzione Bacca davanti al portiere, Bacca la risposta di Gottardi, che palla che ha dato Umtiti. Ripartire la Roma, riesce anche in questo. Con il pallone per Aubameyang, attenzione che il Cagliari è scopertissimo e quindi attenzione a Bacca che può andare, la velocità da parte del giocatore colombiano, al centro ancora Aubameyang, servizio per Pierre-Emerick Aubameyang che si fa ipnotizzare da Gottardi, è già la terza palla gol della Roma, la seconda clamorosa parata del portiere del Cagliari. Tutti a guardare l'arbitro, 0-0 dopo la prima metà di gara, anche se la Roma meritava quantomeno di stare sopra di 3 gol, è colpa nostra però, sotto porta siamo poco freddi ancora. Ancora Salah che resiste sulla corsia di destra, soffrendo, poi si accentra, ancora Salah, attenzione che c'è John, può anche provare John che ci mette un po', calcia con il sinistro deviato sul fondo, sarà calcio d'angolo per la Roma. Manna Nainggolan, per De Rossi, il gol del capitano e la Roma passa in vantaggio al 58esimo, finalmente la firma di Daniele. La più importante di tutte, la scossa arriva proprio dal nostro capitano. Cagliari 0, Roma 1 al minuto numero 58. Fuori Seu dentro il Barbo che è un ex. Il cross di Astori proprio verso il Barbo. Sarà ancora calcio d'angolo, anche per lui. Mi è servito Ricci. Si accentra Fede, è in zona tiro. Ricci vuole liberare il sinistro. Vola Gottardi. Che risposta. Poi ancora Roma. Pallone sempre a sinistra per Ricci che se la riporta in zona tiro, Ricci cerca spazio, l'assist, John Bacca devia il tiro che termina sul fondo, che peccato, dobbiamo coprirci comunque, non lasciare troppi spazi al Cagliari. Ora Ricci si accentra, ancora Fede, c'è Nainggolan lì vicino, servito, bella palla di Ricci per Nainggolan e poi Maxi non c'è, vabbè dai non è possibile, è tutto l'episodio che fanno così, poi attenzione a Nainggolan che qui la perde. Ma è clamoroso il liscio sotto porta di Maxi Man, che
che è andato completamente fuori tempo. E guardate un po' cosa succede, perché c'è Eggestein dalla parte opposta. Eggestein è bravissimo Umtiti. Bravissimo Umtiti. La gira per Aubameyang. Sta ripartendo Ricci a destra. Occhio a Fede. Ricci ancora. Salta l'uomo. Lo vuole tornare sul destro. Ricci, ottima giocata. Riesce a prendere il fondo. Fa tutto da solo. Fa tutto bene. Ricci vuole andare fino in fondo. Perde il pallone. Ma comunque. Guadagniamo un po' di minuti. Un po' di secondi preziosi in questo finale di partita. Quindi Ricci ancora a capire tutto. Riesce a trovare Florenzi. C'è Maximin in verticale. Meglio tenerla. Poi Florenzi vede Nainggolan, serve Odegaard che ci mette la punta per Nainggolan che spalla la porta, quindi l'assist per Aubameyang sul fondo, voleva buttare giù la porta. E finisce qui, Cagliari 0, Roma 1, ha vinto la Roma finalmente in apertura e in chiusura di episodio. In mezzo due sfide più agrodolci, devo dire, in particolare la prima agrodolce, la seconda però da dimenticare come abbiamo già detto. Però comunque devo dire una Roma che meritava questa vittoria in maniera anche più larga. Comunque ha pareggiato la Juventus, questo è molto importante perché se noi avevamo sbagliato domenica scorsa, hanno sbagliato loro adesso e quindi torniamo a più 2 sulla Juve, a più 3 sulla Fiorentina ed è importantissimo allora quel pareggio perché distacchiamo anche loro. Poi c'è il Bologna, l'Udinese, il Palermo, il Carpi, insomma una classifica molto strana. Non vedere tra le prime sette Inter, Milan e Napoli mi fa un po' effetto. Vabbè, la Lazio lo sappiamo. La prossima sfida che sarà contro il Genoa è poi proprio il derby, prima però ci sarà la Champions League. Anche il prossimo sarà un episodio molto ricco, anche il prossimo sarà un episodio composto da quattro partite. Per il momento, dato che non ho più voce, dato che comunque abbiamo fatto quattro partite oggi, finisce qui. Io vi invito a lasciare un like come al solito se il video vi è piaciuto, passate qui sotto in descrizione per tutti i link e social che sono in particolare Facebook, Instagram e Telegram, mi raccomando. Detto questo, noi ci becchiamo nei prossimi video, se non siete già iscritti al canale, e bella raga! Giochiamola, De Rossi, a destra c'è Salah che è anche fresco, occhio a Salah che vuole mettersi in moto, si accentra Mohamed, Salah alla porta, dentro per Kanté, Kanté fa tutto da solo, Kanté davanti al portiere, Kanté!